Vivere in sede di notte è un'opportunità per gli studenti dell'Università di Salerno di poter vivere il campus anche di notte. Sì, la nostra università con la sua struttura campus naturalmente è una struttura immaginata per far vivere ai nostri studenti questa esperienza di stare qui in ogni momento. Noi in questo senso, e quindi Vivunise è una di quelle manifestazioni importanti che in qualche modo aggregano la nostra forza, che sono i nostri studenti. Noi stiamo pensando alla progettazione, diciamo, del nuovo campus, tenendo presente innanzitutto che abbiamo oggi con le nuove residenze che si apriranno all'inizio dopo l'estate, avremo circa 900 residenti nel nostro campus. Quindi pensare spazi per loro, pensare ai momenti di aggregazione, oltre a quelli che in qualche modo possono essere chiamati dall'esterno, diventa quasi una necessità. E lo facciamo perché lo stiamo realizzando nella parte nuova del campus, dove stiamo localizzando le residenze, appunto, la parte del lato di Penta, dove nascerà una grande piazza per i giovani. L'abbiamo pensata lì, con tutte, diciamo, le attrezzature, anche una copertura, in modo da renderla fruibile tutto l'anno, anche con un accesso, diciamo, semplice dal paese, quindi non impattante anche rispetto al campus che necessariamente per ragioni di sicurezza deve restare chiuso, invece una possibilità concreta per i giovani di potersi incontrare, una grande piazza vivibile di giorno come momento di aggregazione e di notte, no, per poter valorizzare manifestazioni come queste, rappresenta anche per questo la storia della nostra università. Ritorna Vivunisa di notte, edizione 2016. Quali novità dobbiamo aspettarci? Vivunisa di notte è la festa per antonomasia degli studenti, una festa dove c'è musica, divertimento e nasce per creare aggregazione e per far sì che gli studenti universitari possano vivere il campus anche di notte e non solo di giorno sotto un aspetto totalmente diverso. Quest'anno però abbiamo cercato di introdurre un tema culturale di grande rilievo. Ogni anno cerchiamo di lanciare dei messaggi importanti che possano rimanere agli studenti. Quest'anno, approfittando del patrocinio della Regione Campania e dell'Università degli Studi di Salerno, siamo riusciti a concludere un accordo con Amnesty International, che è un'organizzazione internazionale sui diritti umani, che sarà con noi e ci permetterà di organizzare degli eventi prefestivi con il quale cercheremo di parlare di diritti umani. Un'altra novità è rappresentata dal cambio di sede della location, anche se seppur di pochi metri. Sì, quest'anno si passa dal sottopiazza del sapere alla piazza del sapere, che ci permetterà di accogliere un maggior numero di studenti, in quanto avendo in serbo delle sorprese per tutti coloro che ci verranno a trovare, in quanto abbiamo la partecipazione di grandi DJ di livello nazionale che non voglio ancora svelare, ma che riuscirete a conoscere nel corso della manifestazione. Quindi abbiamo pensato che il cambio di piazza potesse essere importante per far sì che potessimo accogliere più studenti. Le novità non le accenniamo, però possiamo dire tranquillamente, oltre ad invitare gli studenti e i giovani a venire a recarsi all'Università di Salerno, che possono consultare le pagine ufficiali di Vivunisa di notte, vero? Sì, sui social siamo su Facebook e su Twitter, Vivunisa di notte, e potete, mettendo un mi piace o seguendoci su Twitter, potete avere tutte le news e le info riguardanti la manifestazione.